Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Mi scuso innanzitutto per la voce, ma stanno un po' iniziando i malanni di stagioni. Oggi vi parlo del Kindle Fire 7, eccolo qua. L'ho comprato quest'estate durante l'Amazon Day a 38-39 euro, quando il suo prezzo originale è quasi 60 euro, 58-59. Ve ne parlo oggi perché? Perché ormai siamo in vista del Black Friday, come sapete ormai quasi tutti i brand fanno degli sconti abbastanza importanti e questo probabilmente sarà uno dei primi prodotti su Amazon che verrà scontato più o meno, si presume, allo stesso modo in cui hanno fatto durante l'Amazon Day. Innanzitutto partiamo un attimo dal form factor, 7 pollici, vedete qua che io ne ho un altro, questo si tratta del Nexus 7 2013 di Asus, che io ho particolarmente adorato proprio nelle dimensioni, perché i 7 pollici sono ideali per essere trasportati in giro, sta anche nel taschino interno delle giacche, quindi ed è abbastanza invisibile, non dà neanche particolare fastidio, e quindi per questo che ho deciso di stare sul 7 pollici anche con il Kindle Fire. A livello di dimensioni vedete che è leggermente più basso, ma un filino più cicciottello, non di molto, però ha questi bordi molto arrotondati e questo retro molto plasticoso che lo fanno sembrare molto cheap al tatto, non un gran feeling da questo punto di vista. Invece a livello di, diciamo, pulsantiere, speaker, eccetera, abbastanza insolito in questo caso, perché troviamo quasi tutto nella parte superiore. Abbiamo infatti il pulsante, il bilanciatore del volume, il jack per le cuffie, il microfono, il micro USB e il pulsante di accensione. Lateralmente abbiamo semplicemente il dock per la micro SD per l'espansione. Sul retro invece troviamo nella parte bassa lo speaker. Nel recensire questo Kindle Fire non mi voglio focalizzare molto sull'aspetto tecnico, perché comunque è talmente economico che qualsiasi specifica passerebbe in secondo piano. Quindi voglio focalizzarmi un pochino più sull'interfaccia, sull'esperienza d'utilizzo e sul fatto se ne valga o meno comprare questo tipo di tablet. Partiamo appunto dall'interfaccia e qua si vede molto l'impronta Amazon. È abbastanza snello, gira abbastanza bene, però tutta, diciamo, la home è personalizzata appunto per portarci verso i contenuti di Amazon. Vediamo infatti nella parte alta, nella parte diciamo medio-alta, c'è schermata iniziale oppure libri, video, giochi, acquista. Seconda parte l'icona del carrello. Ogni volta che clicchiamo sull'icona del carrello ci porta allo store di riferimento a seconda che stiamo sulla pagina dei libri oppure dei video oppure dei giochi. Una grossa mancanza di questo tablet è l'assenza di due app, Chrome e YouTube. YouTube ovviamente possiamo utilizzarlo, arrivarci sempre utilizzando il browser Silk, che è il browser integrato da Kindle Fire, però ovviamente l'esperienza di utilizzo non è la stessa. E poi manca Chrome. Chrome, per chi lo utilizza già su desktop o su smartphone, è abbastanza fondamentale perché permette di avere i propri contenuti sempre sincronizzati e quindi qua ricorrere a un altro browser è un pochino una forzatura. Abbiamo però Netflix, per fortuna, perché sarei stato portato più a pensare che non ci fosse stato Netflix qua, essendoci la presenza di Amazon Video, e invece comunque Amazon ha deciso di mantenerlo, per fortuna. E ovviamente, oltre ad avere Netflix, abbiamo la possibilità di accedere alla sezione video che è, diciamo, abbinata ad Amazon Video, quindi un domani, quando la piattaforma di Amazon Video diventerà abbastanza importante, un pochino lo è già, però sicuramente non è ai livelli di Netflix in questo momento, sarà comunque una buona interfaccia che ci permetterà appunto di gestire i nostri contenuti. Segnalo poi la presenza del Bluetooth. Perché lo segnalo? Perché a un utente Android, da una prima occhiata potrebbe sembrare che questo non ci sia, manca infatti l'icona di riferimento nel menu a tendina. Il Bluetooth c'è, va cercato nelle impostazioni sotto la voce wireless e va attivato da lì e gestito da lì. Quindi un pochino scomodo se vogliamo, però comunque c'è, non manca. C'è poi la funzione Blue Shade, attivabile questa sì dal menu a tendina, che sostanzialmente converte il Kindle Fire in un Kindle. Per chi utilizza il Kindle Fire per leggere, questa è una funzione sicuramente gradita perché permette di affaticare meno la vista qualora andiamo a leggere un libro su Kindle Fire. Autonomia non esagerata, in stand-by regge abbastanza bene, però nel momento in cui iniziamo ad utilizzare servizi come Netflix, questa decade in maniera abbastanza velocemente. Fotocamera non pervenuta, onestamente, ha una qualità abbastanza pessima, sembra di essere tornati veramente indietro di diversi anni. Si salva giusto l'HDR perché ho fatto delle fototest e riesce veramente a, diciamo, migliorare un pochino la situazione qualora ci siano condizioni di luce un po' scarse. Comunque riesce a contrastare un pochino di più le luci, però in generale comunque la fotocamera è abbastanza scadente.
Ma ovviamente non ho preso il Kindle Fire per la fotocamera, ma semplicemente per il prezzo, perché a 39 € è impossibile trovare un tablet con display da 7 pollici. Ovviamente non ti sto dicendo di comprarlo come tablet principale, perché altrimenti rimarresti deluso, ma come secondo o terzo tablet, oppure da dare ai bambini, al genitore, a un nonno, oppure da lasciare nella casa in montagna o al mare, va pur sempre bene, perché comunque un tablet da 7 pollici varrà sempre più di 38-39 €. E quindi anche per questo video è tutto, mi raccomando, come al solito, se vi è piaciuto mettete like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao! Sono morto, non ho più voce. Aiuto!